e vogliamo appunto soffermarci su questa offerta, su questo dono, su questo pensiero di Maria verso Gesù. Questa è un'offerta di grande valore dal punto di vista economico, il valore di questa essenza, di questo profumo è davvero molto elevato. Il suo prezzo era circa un anno di stipendio, il contributo di un anno di lavoro. Voglio considerare quanto è importante l'offerta che noi facciamo al Signore. L'offerta in senso lato, in senso generale del termine. Il Signore ha dato tanto all'anima nostra, vero? E quello che noi siamo in grado di potergli dare è una piccola parte di quello che Egli stesso ci dà. Ma noi siamo chiamati non forzatamente ad offrire al Signore, ma siamo chiamati a farlo liberamente. Il Signore desidera che noi lo amiamo, questo sì, ma non costringerà mai nessuno. L'offerta è spontanea. E credo, fratelli e sorelle, che Dio abbia fatto davvero tanto all'anima nostra da meritarsi tutto il nostro ringraziamento, da meritarsi la nostra offerta, offerta intesa come primizia di ogni bene che noi abbiamo, sia dal punto di vista materiale, morale, spirituale. Tutto vogliamo offrire al Signore che sia primizia, il meglio. Il Signore ama innanzitutto che noi offriamo a Lui con i giusti sentimenti, con un'attitudine di cuore. Quindi davanti al Signore non ha importanza la consistenza, il valore della semplice offerta. Il Signore è colui che guarda prima l'offerente e poi l'offerta. Vogliamo prenderci un sacro impegno davanti al Signore e dire: Signore, io voglio offrirti il meglio della mia vita, il meglio del mio cuore, il meglio della mia concentrazione. Mentre sono qui alla tua presenza, non posso, Signore, essere distratto, ma sono qui perché devo renderti la lode, la gloria, l'onore e tutto il ringraziamento che ti è dovuto. Il prezioso sangue di Cristo Gesù è l'offerta che il Padre ha rivolto verso ciascuno di noi. Ma Dio non lo ha fatto con i sentimenti cattivi, non lo ha fatto per trarne solo egli stesso dei benefici. Lo ha fatto per amore, lo ha fatto manifestando tutti i suoi sentimenti, tutto il suo desiderio e tutta la sua volontà. E io non so spiegarmi, non lo potrò mai spiegare, perché Dio ha pagato un prezzo così alto, dando suo figlio in sacrificio per la nostra redenzione, per la nostra vita. E davanti a questa considerazione potremmo noi, fratelli e sorelle, offrire a Dio i rimasugli del nostro tempo, i rimasugli delle nostre finanze, i rimasugli della nostra dedizione, della nostra consacrazione, i rimasugli della nostra vita. No, Signore, io ti offrirò le primizie, perché tu ne sei sommamente degno.